Biancaneve nel Novecento, Marilù Oliva. Eh, perché nel Novecento? Perché è una storia ambientata nel Novecento eh, in due tipi di Novecento: eh, la prima parte e la seconda parte. Diciamo che eh, la storia è divisa in due parti: c'è cioè il filone bianca. Che eh, è ambientato a Bologna eh, negli anni tra l'80 e il 90 e, e, e avanti. Eh, riconosciamo queste annate da, dai fatti di cronaca, da determinate musiche, da determinati film e soprattutto eh, dalla strage di Bologna. Eh, e poi c'è il filone Lili ambientato a Buchenwald. All'inizio non è ben chiaro come mai, cosa centrino queste due, due storie perché la sfalsatura temporale rende difficile capire come poi possano unirsi, invece poi chiaramente si uniscono e ehm, devo dire che sono due eh, storie entrambe strappalacrime più che strappalacchie ma è strappacuore cioè sono veramente eh, storie di eh, la mamma eh, di Bianca è una persona molto difficile molto um, cattiva a volte questa ragazzina ha un'infanzia veramente dura e lì li potete immaginare è in un campo di concentramento eh, diciamo che eh, per metà del libro mi sono domandata perché Marilu Oliva abbia deciso di scrivere un libro solo quando aveva materiale per due per, perché qui veramente è molto corposa la situazione e però eh, poi alla fine ovviamente c'è eh, i due, due fili si uniscono e c'è il nodo finale eh, diciamo che è una lettura eh, molto rapida perché il libro eh, prende, è una lettura molto, con una prosa molto immaginifica molto ben curata eh, è una lettura eh, che impegna più che la mente, perché è una lettura facile, cioè è scritto molto, in maniera molto scorrevole, è una lettura che impegna molto il cuore. Eh, preparatevi, però andate sicuri. Ciao.